Ciao a tutti, la ricetta che faremo oggi è una ricetta veramente fantastica che io ho visto, se non sbaglio, in un vlog di Pepper Chocolate e sono impazzita. Ho dovuto provare a farla e sono impazzita e quindi ve la sto proponendo perché secondo me è la ricetta dell'anno, tipo è fantastica. È il gelato vegan, completamente istantaneo, si fa in 5 minuti, 2 sono gli ingredienti, è stupendo. Quindi chi come me è intollerante al lattosio credo che lo amerà follemente, ma anche tutti gli altri perché ovviamente è senza glutine, quindi vegan, ideale per chi è allergico al nichele e anche per chi è intollerante al lattosio. È un gelato fantastico, assolutamente fantastico, ma non vi dico niente, vi lascio la ricetta e buona visione. Gli ingredienti sono due banane, queste sono due banane grandi tagliate a come si chiamano, a rondelline, e già è congelata, e il latte di riso quanto basta, quanto ne serve, più o meno vi dico 3-4 cucchiai. Allora iniziamo a preparare il gelato. È semplicissimo, è il gelato più semplice del mondo, veramente bellissimo. Prendete, ovviamente vi servirà un frullatore abbastanza, insomma, potente, un buon frullatore. Buttate dentro la banana congelata, mi raccomando, e ci aggiungete cucchiai di latte di riso. Vi dico, aspettate che qui non si trovano cucchiai, eccolo, cucchiai e quanto ne servono. Voi iniziate a frullare e mano a mano aggiungete fino ad ottenere più o meno cioè la consistenza cremosa del gelato. Io adesso ne aggiungo 4 di questi, però piccolini, insomma, e adesso chiudo e frullo. Ok, una volta frullato, come vedete, il gelato è pronto, vedete che è tutto morbido, proprio un vero gelato. Ho aggiunto alla fine 5 cucchiai di questa dimensione di latte di riso, ma ovviamente può variare. Voi frullate e aggiungete un po' alla volta, mano a mano, il latte, proprio per farlo diventare un vero gelato fantastico, pronto in 5 minuti, sanissimo. Quindi, buono, me lo vado a mangiare. Eccomi qui, io spero che la ricetta vi sia piaciuta, io ne vado pazza, cioè proprio la amo, adoro, la amo. Mi raccomando, non mi ricordo se ve l'ho detto nel video, la banana deve essere matura, perché perciò non c'è lo zucchero, perché ovviamente la banana matura è ricca di zucchero, è molto dolce di suo. Quindi appunto spero vi sia piaciuta, io ne vado pazza, proprio sono impazzita, ma ho chili e chili e chili di banane congelate dentro al freezer appunto. E noi ci vediamo alla prossima ricetta, ciao!